Il notaresco batte la Jesina al Vincenzo Savini e ingrana la quarta vittoria consecutiva e resta da imbattuta al comando del campionato di Serie D. Davanti a 500 tifosi, mister Cudini, intento a continuare la marcia vincente di questo avvio di stagione, schiera il solito 4-3-3 con Di Lollo e il 2001 Blando a centrocampo. A guidare l'attacco, Minella con Moretti e Liguri a sostegno. Il mister rossoblù deve fare a meno di Di Stefano, Fabbrini e Massetti, che dopo aver scontato le tre giornate di squalifica si accomoda comunque in tribuna. Ex della gara il centrocampista Bontà. La squadra marchigiana di mister Ciampelli arriva al Vincenzo Savini di Notaresco con solo due indisponibili, Pasqualini e Caudio, e con Nenni e Capone coppia difensiva centrale, e affida l'attacco a Pierandrei. Fischia il signor Giacometti di Gubbio. Il Notaresco inizia subito con il piglio giusto e con un buon palleggio e protesta timidamente al 21esimo quando un giocatore di casa viene atterrato in area di rigore, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Al 26esimo si affaccia in avanti la squadra marchigiana. Trudola lascia sul posto la barba e il suo cross viene allontanato, ma sulla respinta il numero 8 Zannini mette fuori. Passano due minuti e l'occasione capita sui piedi di Liguori, che riceve un traversone lungo di la barba, ma il suo tiro strozzato finisce a lato. Ma il vantaggio nell'area e arriva al 38esimo con il centrale Salvatori, che di testa mette alle spalle di David. Una bellissima punizione di Lollo. Al 42esimo si fa rivedere la Jesina, ma il tiro di Mignanelli è facile preda di Monti. La ripresa parte con gli stessi effettivi del primo tempo e al secondo minuto si porta sul 2-0. Fallo in area di rigore di Dalmazzi e per Giacometti ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si incarica della battuta Minella, che spiazza David e raddoppia. Ciampelli non ci sta e manda nella mischia Ricci per Zannini, e al quarto il suo tiro dal limite colpisce la faccia alta della traversa. Continua a spingere la Leoncella e al 14esimo va di nuovo alla conclusione con Pierandrei. Non inquadra lo specchio della porta e al 18esimo ci vuole tutta la bravura di Monti a sventare in area di rigore una palla messa in mezzo di testa da Nonni, sul quale era in agguato Pierandrei per un facile tap-in. Fase centrale della ripresa con il Notaresco in difficoltà. Allora mister Cudini decide di mandare in campo Leonzi per Blando. Buona la prova del 2001 di casa. Al 29esimo è la Jesina a reclamare un calcio di rigore per un fallo di mani presunto in area, ma non è dello stesso avviso Giacometti di Gubbio. La terza partita in tre giorni si fa sentire e allora i mister pescano ancora dalla panchina. Entrano Fiscaletti per Di Lollo in casa Notaresco e Sassaroli prende il posto di Pierandrei nella Jesina. Finito il momento di appannamento per la squadra di casa, al minuto 35 potrebbe chiudere i conti con Minella su punizione, ma è ottima la risposta di David, che mantiene a galla i suoi. Un giro di lancette e ancora è Notaresco. Liguori se ne va sulla destra, potente e preciso il tuo tiro in diagonale, ma è ancora super l'estremo ospite David. La Jesina, complice lo sforzo profuso, non riesce più a tenere il campo e il Notaresco va vicino ancora al Trisco Candellori, che al volo raccoglie una corta respinta di Fracassini, ma il suo tiro viene deviato da David. 5 i minuti decretati da Giacometti di Gubbio, dove accade ben poco e al fischio finale scoppia la gioia dei giocatori e tifosi, che in attesa del primo derby stagionale ad Avezzano si godono una settimana da primi in classifica. In questo momento sta mancando principalmente la lettura dei momenti della partita. Facciamo errori gravi nei momenti peggiori della partita, perché anche oggi abbiamo concesso una punizione da soli. Siamo a fine primo tempo, siamo rientrati in campo, dopo due minuti abbiamo concesso i rigori. È chiaro che è un 1-2 che ci ha fatto male, e quando invece bisognava avere pazienza, bisognava rimanere connessi con la partita e bisognava stare in partita, dentro la partita. Mister Cudini, 4 vittorie in 4 partite in questo avvio di Serie D. Oggi siete stati bravi a sfruttare le occasioni e a fare gol nel momento giusto. Sì, oggi era la terza partita in una settimana come tutti, quindi l'aspetto energetico, l'aspetto fisico contava. Non abbiamo fatto una partita molto brillante come abbiamo fatto le precedenti, però gli episodi all'inizio ci ha dato un po' a favore, andando in vantaggio su un calcio piazzato, e quindi siamo stati bravi poi a mantenere la partita in pugno, e poi nel secondo tempo l'abbiamo chiusa sotto certi aspetti numericamente con un calcio di rigore, però non è stata una bella partita per quanto ci riguarda, e comprendo la settimana difficile dei ragazzi, l'ho detto anche a loro, quindi abbiamo adesso una settimana normale tra virgolette per poter recuperare e rimettere in pratica quello che poi dovrebbe essere il nostro credo calcistico, quindi contentissimi delle 4 vittorie, questo è fuori di dubbio, però ecco, dobbiamo e possiamo fare meglio. Noi non ce l'aspettavamo, ma penso che nessuno se l'aspettasse
questi risultati che abbiamo ottenuto fino adesso. Comunque sono contento perché la squadra c'è, abbiamo un grande mister, lo devo dire, è la prima volta che faccio l'intervista quest'anno, quindi posso affermare che abbiamo un grande gruppo, ma soprattutto un grande mister che sta dando propriamente, che emana tranquillità, che fa giocare la squadra senza problemi, gli manca 4 giocatori, 5 giocatori, non crea nessun problema, come se, perché sono tutti titolari per lui. Io voglio rimanere sempre con i piedi per terra perché siamo partiti con un obiettivo che è la salvezza, che sapete tutti, e quella deve essere. Dopodiché, raggiunta la salvezza, potremo divertirci per arrivare chissà dove. Che partita si aspetta? Avezzano, un Avezzano costruito per andare in Serie C, ma che non sta facendo bene. È una grande squadra, quindi c'è da soffrire perché noi, ti ripeto, noi siamo una buona squadra, in questo momento ci va tutto bene, in questo momento siamo concentrati, però l'Avezzano, ma come anche altre squadre abruzzesi, tra cui il Francavilla, la Vastese stessa, il Pineto, sono tutte squadre costruite per poter vincere il campionato.